Non possiamo accogliere tutti noi. Dire questa cosa non è contro la sinistra. Dire questa cosa è dire una cosa di buon senso. Non puoi pensare che arrivino tutti in Italia. Ah, ma tu hai svenduto in cambio? Abbiamo visto un video su Facebook in cui dicono che tu hai fatto l'accordo per la flessibilità. È una clamorosa... Signora, stavo giusto appunto cercando una ghostwriter, quindi se... Stavo per dire fake news io, non è che cosa pensava che stessi dicendo. Una clamorosa bugia. E noi siamo contro le bugie, piccole e grandi che siano. Allora, il punto fondamentale qual è? Che la flessibilità l'abbiamo ottenuta nel semestre italiano del 2014, ratificata il 13 gennaio del 2015. La questione dell'immigrazione tritone parte nell'aprile del 2015, quando va giù una barca con 700 morti, tra cui molti bambini chiusi a chiave nella stiva. Chi confonde volutamente i due piani è perché non conosce la storia e non conosce non soltanto la geografia, come qualche deputato 5 Stelle, ma nemmeno la storia. Oh, adesso vi fa un problema, Tutti i giorni ce n'hanno una. L'ultima è Napoleone ad Auschwitz, che è una... Noi credo che su... Abbiamo preso... Vorrei dare la solidarietà a Di Maio. Abbiamo preso tutto il tempo in giro Di Maio per il Cile e Venezuela, e Di Battista fa sempre di più. Cioè, una gara... Sono bravissimi. A spararne una più dell'altra sono bravissimi. Sono come Sergei Bubka, che ogni anno faceva il record. Detto questo, direttore, le dico, per me... Chi legge il libro sull'immigrazione trova un tentativo di ragionamento che va oltre i 140 caratteri. Che lo dica io, è il colmo, Più serio, quindi numero chiuso, quindi intervento culturale, educativo, e poi c'è l'ultima cosa, l'ho fatta troppo lunga, le chiedo scusa. Nel 2018 parte una bella discussione sul bilancio europeo. E questa storia del bilancio europeo, guardate che è bella. Parliamo il linguaggio semplice, della chiarezza. Noi ogni anno diamo 20 miliardi all'Europa. Ne prendiamo indietro 12. Grazie al lavoro dei mille giorni e della struttura dell'Agenzia per il Dipartimento della Coesione, abbiamo quest'anno, l'anno scorso più correttamente, speso tutti i soldi. Cioè non buttiamo via più i soldi europei come accadeva in passato. Li abbiamo spesi tutti, che era il colmo. Sono 20 miliardi, glieli diamo, ne prendiamo 12 e una parte li buttavamo via. Adesso non li buttiamo più via, almeno questo, piccola soddisfazione. Ma il problema è che una parte di questi soldi vanno ai paesi che si erano impegnati ad accogliere i migranti e non li accolgono. Allora io faccio una proposta anche per la Lega, anche per 5 Stelle, anche per Forza Italia, per tutti. Anziché continuare a litigare e a raccontare bugie su quello che abbiamo fatto noi, possiamo fare una battaglia insieme in Europa per dire con forza e con chiarezza che quei paesi che non rispettano gli accordi sull'accoglienza degli immigrati non avranno nel prossimo bilancio gli stessi denari che gli abbiamo dato in questi anni. Loro chiudono le frontiere e noi chiudiamo il rubinetto. Si può fare una battaglia tutti insieme su questo? È giusto rispondere alla sua domanda in modo molto secco. 2003, l'Italia ha una legge sull'immigrazione che si chiama Bossi-Fini. Il governo, guidato da Berlusconi, decide di difenderla in Europa e chiede, insieme ad altri, che si stabilisca un principio. I migranti sono responsabilità del paese in cui arrivano. Ok? Questo principio del primo approdo viene sancito in Europa nel 2003 perché l'Italia deve difendere la propria posizione sull'immigrazione. Questo principio viene confermato nel 2013, quando questo regolamento, chiamato Accordo di Dublino, diventa ulteriormente reso ancora più efficace, ancora più forte su alcuni punti, se no la faccio troppo lunga. 2013 è già cambiato qualcosa. Che cosa? È accaduto un fatterello di cui non parla nessuno. La Libia. Però se ne è parlato tanto. Scusi. Obama... che tutti contestano, eccetera. Obama è uno che, mentre era presidente degli Stati Uniti, ha chiesto scusa per l'intervento in Libia. E chi doveva chiederlo in Italia?
tutti coloro i quali avevano responsabilità, a mio giudizio. Innanzitutto in Europa dovevano chiederlo Nicolas Sarkozy e David Cameron. Lei se le ricorda l'immagine? No, io mi di ricordo due... tutto. Mi ricordo, non mi Sirte? La passeggiata a Bengasi. A Bengasi o a Sirte, non mi ricordo. Che arrivano con la gente che gli tira i petali rosa. Perché? Perché Sarkozy doveva fare campagna elettorale. Perché e forse anche eliminare Gheddafi, che gli aveva fatto avere dei forti finanziamenti. E questo lo dice lei, io non lo dico. Ho riconosciuto la mia voce. Ho riconosciuto la sua voce, cioè io ho riconosciuto il mio conto corrente in banca, per cui querele su questo, mi dispiace, ma non le prendo. Il punto però fondamentale è che a quel punto iniziano ad arrivare tante persone. Il governo fa prima Mare Nostrum, poi quando arriva un altro... La pressione però passa attraverso il Quirinale. No? La pressione... Napolitano... Lei sta facendo un elenco di... No, però sono nomi, però è la storia, cioè non si può dire vi dico il peccato ma non il peccatore, questo è quello che succede, è materia incandescente. Io le sto dicendo che la decisione di intervenire in Libia è stato un tragico errore della comunità europeo. Internazionale. Europeo soprattutto. Ci metto europeo e internazionale. Ci metto Francia, UK, Stati Uniti perché ci si è automesso Obama e naturalmente anche noi. Da quel momento che cosa accade, Mentana? Iniziano a crescere i flussi dalla Libia. Perché? Perché ovviamente non c'è più un governo in Libia. Arriva Lampedusa, 2013, il governo reagisce con Mare Nostrum, noi chiediamo che ci sia tutta Europa a farsi carico di questo problema e si arriva al 2015 con l'operazione Tritone. L'operazione Tritone che cos'è? È l'Europa che dice li prendiamo tutti noi, li dobbiamo sbarcare in Italia perché lo prevede Dublino, cioè lo prevede il porto sicuro e poi la legge sul primo approdo. Diamo a ciascun paese delle quote, si chiama di relocation. Dopodiché non lo fanno. È chiaro fino a qui questo passaggio? La ricostruzione è chiara? E gli altri paesi lo fanno. Faccio solo un nome, Bonino. Sì, Bonino dice l'accordo Tritone è un accordo siglato dal governo italiano. Sì, certo, è un accordo siglato dal governo italiano perché l'Europa dice noi vi aiutiamo... Però c'è però, Dublino, li, però ci sono i ricollocamenti. Ma il tema del primo approdo c'era già con Dublino. Finiamo il quadro che è il punto centrale, secondo me. Non c'entra niente la flessibilità, perché la flessibilità è del gennaio del 2015. Non ne abbiamo parlato. No, quello ce la riserviamo per il gran finale. No, la flessibilità serviva dal punto di vista dello scambio flessibilità Tritone, no, certo. È una cosa che non esiste. La Bonino non ha sbagliato le date. No, ha ricordato anche poi, lo hanno ricordato gli europei in polemica con lei, semmai ci sono i terremoti che entrano nella flessibilità. E ce ne parliamo tra un attimo, quando vorrà. A quel punto che cos'è la nostra posizione immediata, dopo che abbiamo visto che loro non ci danno quello che ci hanno chiesto? Una posizione sulla quale bisognerebbe non litigare tra di noi, bisognerebbe essere tutti d'accordo. Quella di dire, se un paese europeo a caso, la Polonia, decide di non accogliere i migranti, o l'Estonia, o la Repubblica Ceca, o la Slovacchia, noi facciamo una cosa molto semplice. Siccome dal 2018, adesso, si decidono gli investimenti per i prossimi anni, il bilancio per i prossimi anni, dico ragazzi sapete che c'è? Voi non siete solidali con noi sull'immigrazione e noi smettiamo di darvi soldi. In questi giorni sta circolando la tesi per la quale l'Italia avrebbe sottoscritto un accordo scellerato per il quale abbiamo deciso noi di prendere tutti i migranti. Falso. Esiste una convenzione del 10 giugno del 1979 che si chiama Convenzione di Amburgo, che obbliga i paesi naturalmente aderenti, tra cui l'Italia, a portare coloro che vengono soccorsi in mare nel porto più vicino e più sicuro, dove per porto sicuro non si intende l'infrastruttura, ma il rispetto dei diritti umani. Nell'area dove ci sono questi soccorsi, il porto più vicino e più sicuro è quello dell'Italia e anche quello di Malta. Malta ha una capacità di accoglienza molto ridotta, essendo una piccola isola con pochi abitanti, e chiaramente in Italia arrivano tutti quanti, perché tra l'altro la Guardia Costiera Italiana coordina tutti i salvataggi. Il punto è che Triton o non Triton comunque arriverebbero in Italia, quindi il dibattito che si è aperto in questi giorni è un dibattito falso, non lo dico io ma lo dico bene, le convenzioni allora, internazionali. Allora che Federica, siccome ha detto io leggo, leggiamolo questo allegato. Allora, io leggo, guarda, è un estratto. L'accordo Triton. Allora lo leggo, è talmente falso, sottoscritto al governo è talmente falso Renzi. Che nell'allegato numero 3 del piano operativo di Triton, cito... Virgolettato, non è che sono mio parole un'interpretazione.
Le unità partecipanti alla missione sono autorizzate dall'Italia a sbarcare nel proprio territorio tutte le persone intercettate e arrestate nelle sue acque territoriali, nonché nell'intera area operativa oltre le sue acque territoriali. Stai dicendo nel, la stessa nel cosa capoverso che ho detto io? Successivo viene specificato che le persone salvate devono essere portate in un posto sicuro in Italia che nessuna delle persone salvate, anche fuori dall'area operativa, può essere fatta sbarcare nel territorio di un paese terzo. Hanno firmato questo il governo. Ha detto, prego, stai tutti dicendo qua. La stessa cosa che sto dicendo, no. Quello che il tuo governo ha firmato. Stai ribadendo la validità delle convenzioni internazionali, non è niente di nuovo. Quello che tu hai firmato. Allora, aggiungo solo per cronaca, siccome questo è anche un programma interattivo, io e David stiamo ricevendo copiosi messaggi dell'onorevole Ravetto che dice: io dal 2014 che denuncio questa situazione. Ci sono anche cose un po' più spicce di linguaggio, però ecco, molta passione da parte dell'onorevole Ravetto che dice: io su Triton parlavo dal 2014. Giannini, sì, e poi no, sentiamo Mallegni. Solo una cosa, quello che dice lei, onorevole Morani, è vero, ma non bisogna confondere un principio di diritto generale fissato. Sono trattati internazionali, non sono principi. Ok, però che fissa un principio giuridico di carattere generale. Che vale per tutti. Che vale per tutti, benissimo. Questo è un aspetto. Quello e quindi, che è un trattato. Ecco, dopodiché... È un trattato internazionale che fissa un principio giuridico di carattere generale. E cioè, quando sei in mare, io ti devo salvare di qualunque colore sia la tua pelle e qualunque sia la bandiera che batte la mia nave. E ti devo portare dove? E ti devo portare al sicuro. Nel porto più vicino. Bene, questo è un principio di carattere. Valido anche omnes. Mi perdoni. È un principio di carattere generale incontestabile. E questo è un aspetto. Poi c'è una missione specifica di un'organizzazione costituita dall'Unione Europea che si chiama Frontex, che assegna a questa organizzazione appunto un compito molto più mirato, che sta dentro questo principio generale. Cioè il primo è la cornice. Stiamo parlando della missione. La missione ha alcuni... Che non può uscire dalla cornice. Certo che non esce dalla cornice. Infatti ribadisce il principio che quel povero Cristo che sta in mare e sta affogando, tu lo devi comunque salvare. E ribadisce il principio che tu lo devi comunque portare nel porto più sicuro e più vicino. Bene? Però, dopodiché, aggiunge, e questo è parte dell'accordo tra i contraenti di quello specifico accordo, aggiunge, purtroppo, questo bisogna riconoscerlo, del resto Alfano non l'ha smentito, il governo non l'ha smentito, che l'Italia si è presa l'onere di trasferire... Ma perché coordina le operazioni, per forza? Benissimo, coordina le operazioni. Il risultato di questo, però, è che effettivamente tutte le navi che arrivano, qualunque sia la bandiera che battono, scaricano i migranti sui porti, nei porti italiani. Questo è tanto vero che oggi a Varsavia c'è stata una riunione nella quale si è esaminata la missione Frontex e si è deciso di venire in qualche modo incontro alle richieste dell'Italia. Quindi questo vuol dire però che l'Italia ha preso su di sé questo onere. Poi possiamo stabilire che ha fatto bene, ha fatto male. Oggi i risultati però dimostrano una cosa fondamentalmente, e cioè che noi ci lamentiamo del fatto che l'Europa ci lascia da soli, siamo stati i primi a dire: ci pensiamo noi. Torniamo ai comuni. Poi l'Europa è onorevole Morani, ma questo l'ha detto la Bonino, è il motivo della polemica. Infatti, quando la Bonino ha detto quella cosa in un'assemblea pubblica, il Movimento 5 Stelle ha trasmesso questo filmato e tutti dicevano: non è vero, non è stato chiaro, non si è spiegato. Questo noi l'avremo, l'abbiamo invitata, però ormai è un fatto acclarato. Allora, qualche giorno i collocamenti, l'Europa è una vergogna, ha ragione, ma questo è un altro problema ancora. Ma non è un altro problema, è parte di quel problema, perché quando noi diciamo che non possiamo essere abbandonati dall'Europa, lo diciamo soprattutto non sulle procedure di identificazione su cui oggi Frontex si impegna a darci una mano e ci sta,
ma sui ricollocamenti, perché i problemi di quella piazza non derivano dall'identificazione, ma dal ricollocamento dei migranti in Europa, che non c'è stato. E ma questo è il nocciolo del problema, scusami, non altri. Posso, dopo perché se noi Questa è la sorte di Forza Italia. Lega e PD continueranno a litigare e Forza Italia vincerà le elezioni. Questo è un suo desiderato. Ovviamente sì. Insieme alla Lega. Spero che litigherete un po' di più anche voi con i capito. Torniamo al punto e poi torniamo a Porto. Io sono in Toscana, ti assicuro che litigo tutti i giorni. Allora, io voglio dire, ho la sensazione, senza voler togliere niente a nessuno, che non abbiate idea, in particolare sulla convenzione del 77, di che si parla. Quella è una convenzione internazionale che regola il traffico delle navi, ovviamente, e che tiene conto di eventuali naufragi. 79. No. È quella, è una convenzione che vale anche per la nave da crociera della compagnia italiana. Non so se mi spiego. Non è che è legato, non è una cornice legata all'immigrazione che viene dall'Africa. Il sistema che ovviamente è stato sottoscritto, che è un accordo, no? È un accordo, io lo capisco, io guardi, la capisco, perché no, trovarsi, capire, mi creda, no, cose, sia gentile, capito, no, però io, sia gentile, io vi comprendo, vi comprendo, vi comprendo, compreso. No, io vi capisco, no. Perché aver sottoscritto una roba del genere, con il ministro che ci avevate, che anni fa transitava anche dalle nostre parti, quello, se non sbaglio, no? Ho detto che anni fa transitava dalle nostre parti, no, no, e vi abbiamo auguri, va bene, auguri, va bene. Che il presidente del consiglio, anzi, ci si è anche, come dire, sciacquato la bocca, non l'attuale ma quello precedente, è un dato di fatto, è un dato oggettivo. Allora, su questo io, voi che siete in difficoltà, lo posso capire, ma il problema della vostra difficoltà, non sia troppo, chiedo, ma non scusa, chiedo scusa, Terese, chiedo scusa, no, il problema vostro è che non avete capito soluzioni, che io voglio le soluzioni, non le chiacchiere, voglio le soluzioni, il problema, non firmare quella cosa, il problema che non così, avete il problema, mi scusi onorevole, il problema che non avete capito, che poi, in funzione di tutti questi giochi che sono stati fatti, siamo noi amministratori sul territorio con i nostri concittadini a avere il problema che hanno questi signori qua a Porto Gruaro. Lei mi pare di no, perché li ha rifiutati, quindi ce l'hanno i suoi colleghi, non lei.